Io sono di destra da sempre, io sono la destra. Se qualcuno occupa il campo della destra radicale, bene. Prego. Io mi occupo di altro. Meloni e Salvini, la nuova coppia di fatto della destra italiana o due fratelli coltelli? L'avanzata della Lega salviniana negli ultimi 2 anni, tutta in chiave Dio, patria e famiglia, sembrava aver chiuso gli spazi per la destra tradizionale di Fratelli d'Italia. E invece l'ex ragazza prodigio di Alleanza Nazionale ha conquistato consensi, arrivando a superare Forza Italia. Io e Salvini diciamo da sempre cose non identiche. Se dicessimo sempre la stessa cosa, saremmo lo stesso partito. I due leader quarantenni competono anche sul piano internazionale, contendendosi l'amicizia dei sovranisti a tutte le latitudini. Speriamo che ne possa ricordare questa giornata trascorsa tra patrioti. Grazie davvero a Viktor Orban. La sfida si fa più concreta per quanto riguarda la scelta dei candidati di centrodestra alle regionali di primavera. Abbiamo scelto per la Puglia Raffaele Fitto, per le Marche il nostro parlamentare, è stato già candidato Francesco Acquaroli. Ci sono ancora le elezioni regionali aperte, ci sono imprenditori che si stanno facendo avanti, sono convinto che il centrodestra debba guardare al futuro. I governatori che vuole lei in Puglia e nelle Marche non si toccano, l'ha spiegato a Salvini? Sì, lo spiegato. La campagna elettorale in Emilia Romagna, la prima dopo molto tempo in cui il centrodestra ha perso, ha mostrato plasticamente le differenze di stile anche comunicativo tra Salvini e Meloni. Buonasera, ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga qua in quartiere. È chiaramente una provocazione, ovviamente bisogna fare attenzione perché quando si è personalità in vista si rischia un'emulazione che non si sa dove possa arrivare. Se il leghista dopo la sconfitta in Emilia Romagna appare un po' ammaccato, Meloni si gode questo momento magico, con il Times che l'ha inserita tra i 20 personaggi più influenti del 2020. L'ex pupilla di Gianfranco Fini appare però consapevole che il suo successo, anche mediatico, rischia di essere utilizzato come arma anti-Salvini e che un eccesso di competizione tra i fratelli coltelli potrebbe favorire il centro-sinistra. Ho imparato anche la lezione che poi quando la sinistra riesce a battere quello che considera il mostro dopo sei tu.